momento nella storia artistica e sociale della comunità, perché il taglio che noi diamo alle nostre visibilità insieme alla Coloco e altre associazioni ogni volta che le facciamo qui alla Rio, si sfida questo concetto. I paesi dell'Irpinia hanno delle storie tutte peculiari, singole, però per non rischiare, come dire, di incorrere nel peccato capitale dei nostri paesi che è il municipalismo, cioè sembra che ogni cosa sia stata fatta solo in questo paese e negli altri no, in realtà poi ci sono tante analogie, tanti tratti comuni, ovviamente poi ci sono anche le peculiarità, quindi noi cerchiamo sempre di mettere insieme le due cose, la peculiarità però di innestarla nella storia più ampia delle fine degli altri comuni che voi state visitando nel corso dell'anno e del mezzogiorno, perché poi come dire, le vicende storico-artistiche almeno dal 1000 in poi sono circolari nel Regno di Napoli, quindi i tratti comuni sono tantissimi. Cominciamo da questa chiesa che, senza come dire, che è molto bella come vedete, c'è una, ecco, la peculiarità delle chiese di oggi che vedremo, non ne vedremo nessuna come dire antichissima nella sua forma attuale, risalgono tutte tra la metà dell'Ottocento e il primo Novecento nella forma in cui sono. Però ecco, la storia, soprattutto la storia dei culti, ci fa capire che questi luoghi dove sono sorte le varie chiese sono molto molto più antichi, sia perché c'erano chiese preesistenti, ne parleremo di più un attimo, luoghi di culto preesistenti, o anche perché si innestavano, abbiamo detto, una storia socio-religiosa molto più radicata. Questa è la chiesa della confraternita della Madonna del Carmine, meglio sarebbe dire la confraternita delle anime del purgatorio, così quando fu fondata nel 1781, la confraternita delle anime del purgatorio sotto il titolo della Madonna del Carmine. E qui potremmo fare tutto un lungo discorso sul culto della Madonna del Carmine, che nel mezzogiorno è molto radicato, molti di voi lo conoscono, quindi lo tralasciamo, ma è importante. Perché questa chiesa nasce su un luogo che in precedenza era legato appunto al culto dei morti, perché qui lo sappiamo tutti, la Madonna del Carmine è, come dire, è la Madonna per eccellenza che protegge le anime del purgatorio, quindi diciamo quasi tutti noi una volta che andremo nell'aldilà. E quindi ecco la peculiarità. La confraternita nasce nel 1781, vi tralascio la storia che per i locali è molto interessante, ma anche per i non locali, ma andremo oltre. Nasce nel 1781, è la terza in ordine di fondazione del paese, perché noi vedremo le varie chiese, questa non è la prima, è la terza in ordine di fondazione, nel 1781. Nasce su un luogo che fino al 600 ospitava una piccola chiesetta che era dedicata alla Madonna della Misericordia. Questa chiesetta viene consacrata per ordine del cardinale Orsini, che sarà poi Papa Benedetto XIII. Il cardinale Orsini è stato per i nostri paesi, dove avrete anche il Turco, che allora era inserito nella diocesi di Benevento, come la Pio, una diocesi vastissima che comprendeva gran parte della provincia di Avellino, oltre che Salmo, il Molise, parte del Molise e addirittura della Capitanata. E questo vescovo, il cardinale Orsini, che fu arcivescovo di Benevento per quasi 40 anni, poi eletto Papa col nome di Benedetto XIII, nella sua estrema vecchiaia, riorganizzò totalmente culti, confraternite e la vita religiosa di tutta la sua arcidiocesi. Quindi in questo senso le vicende di Davide legate al cardinale Orsini sono le vicende che si replicano in gran parte del territorio della nostra provincia, del Sannio, ma anche delle diocesi vicine, perché lui era arcivescovo metropolita, cioè per dirne una, anche la diocesi di Avellino dipendeva
Quindi questa chiesetta fu sconsacrata dal cardinale Orsini della Misericordia perché non aveva rendite, perché diceva lui non aveva decoro, cioè era una povera chiesa semi abbandonata. Ma i Laviani pensarono bene, ricordando che qui c'era appunto questa chiesetta, a metà Settecento, all'inizio del Settecento, di costruire il cimitero che c'era in ogni paese. I cimiteri di allora non sono come i cimiteri di oggi, i cimiteri erano, diciamo, semplicemente, usiamo questo termine, i luoghi in cui dalle sepolture nelle chiese, perché nelle chiese si seppellivano i morti, periodicamente le sepolture si colmavano ovviamente, quindi periodicamente le ossa dei defunti venivano tolte e messe nel cimitero accatastate. Quindi noi nei nostri paesi troviamo spesso delle chiese che ricordano questi antichi luoghi che erano i cimiteri, che poi sono scomparsi perché verso 1840 in poi, diciamo, nella nostra provincia nascono i cimiteri postmoderni come li vediamo noi, quindi non c'è stato più bisogno né di sepolture né di luoghi dove conservare le ossa. Quindi nasce questo cimitero fuori dal paese, perché quello più antico era vicino alla chiesa, e ci andremo proprio nello specifico per altri motivi, e quindi vi ricorderò che quello era proprio l'antico cimitero e aveva un motivo per essere lì. Invece i Laviani pensano, dice, portiamole, le ossa stavano quasi in piazza, quindi portiamole lontane dal centro, anche con queste mille cose del genere, e portiamo qui. E quindi da metà Settecento si costruì questo cimitero. Ovvio che il culto dei morti del cimitero si legasse subito al culto della Madonna del Carmine. E quindi nel 1781 il paese tutto vuole realizzare questa nuova confraternita che nasce su impulso anche dell'amministrazione comunale del tempo, che sentiva in questo culto dei morti, e con grande concorso quindi di donazioni e così via. La chiesa originale era più piccola, tralasciamo tutti i dettagli. Sotto vedrete c'è un altro elemento interessante. Prima di tornare un po' agli elementi che troviamo qui, c'è il poggetto della chiesa, che è stato costruito appunto agli inizi dell'Ottocento, proprio per, come dire, dare ancora maggiore dignità a questo culto dei morti che la confraternita promuoveva. È piccolino, quindi dopo scenderete, io mi legherò giù lì, quindi chi vuole avere domande, dettagli, me le farà lì direttamente, ma credo che dovete scendere per gruppi perché il posto è piccolino. Però vi dico già adesso che l'impostazione è del primissimo Ottocento. I Laviani la chiamano Terra Santa, il nome è sempre legato a quel culto dei morti che è tipico, come dicevo, di tutti i comuni nostri, di tutti i nostri paesi. Terra Santa anche perché quando fu benedetto fu presa un pugno di terra dalla Basilica Paleocristiana di Civitiglia e portata qui. Quindi simbolicamente c'era anche questo elemento, perché la Basilica Paleocristiana di Civitile era, come dire, il primo cimitero cristiano, uno dei primi, dico il primo per dire nell'immaginario collettivo, uno dei primi, e quindi quando si costruirono opere dedicate ai morti, spesso si andava a prendere un pugno di terra lì e lo si portava, perché abbiamo capito che nelle note dell'archivio di questa compravendita c'è anche una piccola spesa per la terra presa alla basilica di Civitile e portata e collocata giù nella dove c'è, noterete sull'altare maggiore, un'immagine di una santa giovinetta che è Santa Filomena, perché quando fu costruito il progetto giù, quello è, siamo attorno, è proprio i primi decenni dell'Ottocento, il culto di Santa Filomena era sorto da poco ed era al mare. Per far capire ai visitatori quando va, dice, pensate un po' a Padre Pio come oggi, allora era Santa Filomena. Infatti nelle nostre chiese, quelle poco più antiche, che almeno risalgono all'Ottocento, c'è sempre un'immagine di Santa Filomena. La chiesa, come la vediamo adesso, abbiamo detto, risale
alla metà dell'Ottocento, incrementato appena fino al 1910, quando si realizzò questa doratura, perché dicevamo con i confratelli prima, io ringrazio sempre il priore Gaetano Capua, Franco, ma tutti che sono sempre come dire, generosi e disponibili a metterci a disposizione il loro archivio, tutti i loro beni. E culmina appunto nel 1910 con questa doratura oro vero messo sulla che dimostra anche quando fosse radicato a questo punto, lo è ancora, della Madonna del Carmine qui nel paese. La statua è del, non è del fino all'Ottocento, quella più antica purtroppo fu venduta all'inizio del Novecento, quando non c'era, ma dappertutto, non per colpa dei contadini, non c'era una certa sensibilità verso i beni, così studiavano e parlavano. Interessante San Francesco, perché ci porta già nella memoria al convento francescano di cui abbiamo parlato, perché il convento francescano, su cui torneremo spesso, fu soppresso nel 1809 in età napoleonica, come tanti altri conventi. Non ha avuto la fortuna come quello di Dominicani, D'Orazio e di Montemiletto, perché i più vicini che furono soppressi nello stesso periodo, di essere vicini al paese e quindi di essere più utilizzati come municipio, questo è stato, no? E quindi fu depauperato, fu vandalizzato un po' da tutti. Se girate per il paese, se spesso trovate qualche casa vicino, delle colonnette, degli elementi di pietra, spesso provengono dal convento. Però il convento, essendo ricco di opere d'arte, come dire, le varie confratelle e la chiesa parrocchiale fece la gara a prendersi, come dire, i pezzi più pregiati, dato che viene legge. Nella confraternita qui del Carmine arriva la statua di San Francesco, alla quale si aggiunge San Michele fino all'Ottocento, e poi i salvi vigni appunto di fino all'Ottocento, la fase di splendore, il secondo Ottocento, dovuta a un nome che trovate scritto qui, la frate Davide Forte, che è stato uno, come dire, dei promotori del culto della Madonna del Carmine, era vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, è morto negli anni 20, che era un giornalista cattolico, un polemista, potremmo dire, ha scritto dei libri, era un ultraconservatore, se non reazionario. Il libro più famoso che ha scritto si intitolava I mali del secolo, e i mali del secolo erano il liberalismo, il libero pensiero, la propaganda delle donne, tutto ciò che era stato messo all'inizio dal sindaco, dal Pio IX, e lui ne era fermamente convinto, però era anche il padre spirituale di questa confraternita, alla quale ha fatto anche tanto bene, perché con le sue donazioni. E quando passerete per andare giù nella rivolgere di cui vi parlavo, noterete nella sacrestia c'è una piccola libreria che in realtà ci sono due ordini di libri, quindi è scacciata l'immagine, conserva gran parte dei suoi libri che lui donò. Quindi, come dire, per chi volesse studiare, come dire, la mentalità di questo personaggio che appartiene alla storia, come dire, del clericalismo reazionario conservatore di fine Ottocento, inizio Novecento, era un antimodernista d'eccellenza, può venire qui e leggere molto, su anche molti punti manoscritti. Però la curiosità che mi piace sempre sottolineare, torniamo a Filangieri, ci sono conservate anche alcune delle opere di Gaetano Filangieri, filosofo illuminista, figlio di un principe di Lario. E la cosa sembra banale, cioè c'era il libro dell'illuminista, però in realtà non è così, perché come ho detto l'abate Forte era un forte, scusate il gioco di parole, polemista contro tutto ciò che era nato dalla rivoluzione francese, lui dice apertamente, Gaetano Filangieri è stato uno dei padri ideali dell'illuminismo della rivoluzione francese, di più era stato messo all'indice dal Vaticano, dalla Chiesa Cattolica, quindi i suoi libri erano proibiti formalmente i cattolici, ma l'abate Forte li conservava gelosamente. Questo perché non c'è nulla da fare, si può essere
rivoluzionari o conservatori, quando si ha a che fare con le proprie radici, con la propria terra, si porta sempre un poco di venerazione per chi ci ha preceduto in questo posto. Gaetano Filangieri era di fatto un labiano, quindi lui, nonostante i divieti e l'obbligo che aveva per i dei comunisti, che conserva questi libri che sono tra le cose importanti, che sono tra le prime edizioni date alla stampa. Quindi, se volete andare, io mi direi conosciuto.